L'unica cosa che forse può condizionare una mia eventuale possibile decisione è anche quello che può essere la mia posizione in mezzo al campo, ma per una questione di sentirmi messo nelle migliori condizioni, di sentirmi un po' più realizzato. Magari quando saremo salvi, un pensierino sicuramente ragionerò anche sulla mia situazione, quello di sicuro, ecco. La campagna acquisti di questa squadra è stata fatta con una comunicazione tra l'allenatore e chi l'ha fatta la campagna acquisti o no? Perché in alcuni casi sembra, cioè un'ipotesi che non ci sia stato proprio tutto questo colloquio, questo contatto tra le diverse realtà della società, perché insomma, questo è quello che viene da dire ascoltando le parole di questo Capita spesso, giocatore. non dico che sia questo caso, che gli allenatori cambino idea. Capita No, molto spesso oppure su un anche che uno debba giocatore fare, che, sai che o cosa? Che cambi uno debba modulo di fare di necessità giocare. virtù, no? Sì, Tutto sommato con non quello che è. hai in casa, tutto sommato cerchi di prendere magari il giocatore più duttile e Certo, io credo che utilizzarlo. sul caso di Biondini, però, lui ha giustamente difende il proprio ruolo, il proprio modo di giocare. Però credo che lui sia veramente l'esempio, il prototipo del giocatore moderno. Un giocatore di grande quantità, ma anche di qualità, che quindi puoi utilizzare in più punti del campo. È una grande fortuna questo. Quindi il fatto che lui chieda di giocare proprio nel suo ruolo, secondo me, è più dettato dalla paura di giocare meno, non tanto dal rendimento e dalla qualità del suo modo di giocare, ma dalla paura di avere meno spazi. Perché lui è un giocatore che ha delle caratteristiche meravigliose per il calcio di adesso, veramente. Credo che Alessandro ha ragione perché lui dice magari scusa se io gioco, faccio un esempio, più sull'esterno invece che sull'interno perché viene a mancare qualcuno nel momento in cui questo viene, magari io mi sono precluso anche il mio ruolo. Dice se siamo in due a fare quel ruolo centrale, adesso non so Biondini in che ruolo vorrebbe giocare. Voglio dire, non è Cigarini che o gioca lì, o non è che può farlo giocare sull'esterno, lui lì fa la differenza. Un giocatore come Biondini ha delle caratteristiche tali per le quali puoi farlo giocare più centrale, ma anche più esterno, perché ha corso, abbiamo visto per esempio l'assist sul gol col Pescara, è una giocata Sì, molto eccolo importante, qua, molto bella, fantastica. esatto, dall'esterno rientra e mette l'assist. Quindi è molto più duttile. Questa sua esternazione secondo me l'ha fatta anche perché, come dicevano loro, ha qualche dubbio, perché se lo fa giocare in un certo ruolo, dove magari la titolarità spetta a qualche altro suo compagno che magari non gioca perché è squalificato o è fuori condizioni, è chiaro che quando torna lui si sente un attimino messo da Certo, parte. io penso anch'io così, perché uno che lascia una dichiarazione in Oltretutto questo con senso, secondo me vuol dire che non ha la grandissima fiducia dell'allenatore. L'approccio lui con l'Atalanta l'ha fatto anche bene. Il fatto che si sia infortunato e probabilmente l'allenatore non gli abbia dato quello stimolo, quella fiducia che lui magari pensava di poter avere, perché quando l'hanno preso probabilmente gli avevano fatto anche delle promesse, perché anch'io sinceramente quando l'hanno preso ho detto ci abbiamo un buon centrocampo, Insomma, un giocatore. fai Cigarini e Biondini, cioè sono due grossi centrocampisti d'Atalanta, un lusso. Probabilmente secondo me non si sente questa fiducia da parte o della società o del mister, perché il fatto che Cigarini è l'uomo importante della squadra e non si sposta lui, Biondini può dire perché io devo giocare destra, sinistra, avanti, probabilmente. Ecco, c'è da dire che però tra tanti giocatori a me piace molto l'atteggiamento che ha avuto lui in questa intervista. Sì. Non lamentarsi borbottando, non facendo polemiche, ma Con idee semplicemente molto dicendo chiare idee anche. chiare senza fare polemiche, dicendo io nella valutazione del mio futuro voglio che venga chiarita questa situazione. Allora vuol dire che se Biondini deve fare il mediano, la mezzala o il tornante basso, così vuol dire che sono stati sbagliati gli altri acquisti. Cioè, prendi Quello le Biondini, dico. fallo giocare in un posto dove in altri posti c'è stata la campagna acquisti dove hanno preso 30 giocatori del Io sono No, mi dell'idea chiedo se in che questo momento un devi giocatore, rispondere. la squadra va costruita intorno a un asse, ok? Un difensore base, un centrocampista regista e l'attaccante perno. Gli Esatto. altri si devono adattare alla Sono squadra. comunque del Quindi, parere che se un uno è mediano bravo. deve fare il mediano, non oggi il Io mediano, però domenica la credo, cioè, mezzala e venerdì. venire a Scusa, Scusa, io sono d'accordo. no, chiudo Sì. solo. A partire a fine marzo, a dire io deciderò se restare all'Atalanta in base al ruolo che mi fanno fare, che mi faranno fare
mi sembra mettere le mani un po' troppo avanti. Non ultima ci metterei proprio il fatto che lui magari non si sente questa fiducia addosso di cui magari un giocatore, e io ne so qualcosa, ha bisogno di sentirsi. Sì, che se senti sempre un po' tappabuchi, no? Manca uno sì, ma se magari non ce l'hai... In pratica noi possiamo essere soddisfatti di questa stagione, perché bene o male hanno fatto ancora un campionato dove si sono salvati senza grossi problemi, quindi si può dire che alla fine il loro campionato l'hanno fatto buono anche quest'anno. Se andiamo invece a vedere proprio il discorso di come è andata l'annata calcistica, dobbiamo dire grazie a Palermo, grazie a Siena, grazie a Pescara, che tuttora non riescono a far punti. Quindi, visto che è andata così, noi siamo contenti, perché sappiamo che ormai il 99,9% risiamo in Serie A, e la cosa principale era questa. Se dopo vogliamo proprio metterci i puntini sulle i, ce ne sarebbero tanti da mettere, campagne acquisti, così. Meno male che si è riusciti a vincere a Siena col Palermo, se no sarebbe stata dura. Ho visto anche la partita in casa col Pescara, non è che mi sia entusiasmato così tanto, anche perché se andiamo a vedere, mi sembra che addirittura il possesso palla sia stato più del Pescara rispetto all'Atalanta, però come dite giustamente voi, alla fine il risultato è quello che conta. Stanno raggiungendo questa salvezza qua e gli dobbiamo dire grazie, perché siamo contenti che anche l'anno prossimo giocheremo di nuovo in Serie A, sempre con la, io metto sempre il condizionale, perché nel calcio, quando non c'è la matematica, bisogna sempre stare attenti, ma questo lo sanno. Io sono rimasto un po' deluso, perché questi alti e bassi non me li sarei aspettati, perché credo che comunque va via uno, arriva un altro, arriva via uno, ritorna un altro, anche se secondo me qualche errore è stato fatto. Beh, certo che se con il vantaggio che hai adesso ti trovi all'ultima giornata che hai un punto in meno della terz'ultima, vuol dire che meriti di andare giù e devi andare, no? Però secondo me credo che il campionato più che altro sia stato un po' particolare quest'anno, perché abbiamo concentrato tutte insieme le partite in cui abbiamo avuto difficoltà, mentre magari negli anni precedenti vincevi due o vincevi una partita, ne pareggiavi l'altra, poi ne perdevi un'altra. Quest'anno invece abbiamo fatto un filotto che diciamo era un po' che non vedevamo da parte dell'Atalanta, però credo che tutto sommato adesso le cose si siano un po' rimesse in pista, più sulla grinta che non sulla qualità del gioco, il piglio magari più che la qualità del gioco. C'è un allenatore che ha una grandissima qualità, è uno che non molla il colpo neanche quando sei sul 4-0, figuriamoci se non hai la matematica della salvezza. Quindi su quello c'è una garanzia. Speriamo di non avere ancora altri cali di tensione, ma non penso, perché l'esperienza ha insegnato. Ma soprattutto le squadre di Colantuono, correggetemi se sbaglio, ma in primavera hanno sempre avuto uno sprint in più.